Maestro De Grandis, ecco, le feste di settembre non sono solamente il corso e la piazza e soprattutto non sono solo musica popolare. Un'idea bellissima, quella di portare la musica classica, la grande musica per le strade, per i balconi del centro storico. È proprio così. Infatti ho avuto questa idea che subito ho sposato con il presidente delle feste di settembre. Feste di settembre è sicuramente festa, convivialità, però noi abbiamo pensato anche di spostare il tutto a una delle zone più belle di Lanciano, che è appunto la zona di Civitanova. E Civitanova il 9 e il 10 settembre diventerà una piccola Salisburgo, tutti i balconi saranno addobbati e tutto il corpo docente dell'istituzione civica di musica farà in modo di allietare con delle performance e con della buona musica queste giornate. Apriranno i musei, faremo concerti in Casa Spoltore, Museo Diocesano con le proprie guide, Largo Appello, Torri Montanare e convogliare fino all'istituzione civica Fedele Fenaroli. Penso che questo sia un tassello anche originale che le feste di settembre 2022 andranno appunto a presentare.